pronta. Però non vado mica bene vestita così, eh. Vado bene, è che... Eccomi qua prontissima. Bene. Sì, però sono troppo scura. Sì, non è una sfilata di moda, dobbiamo verniciare. Vabbè, tanto l'artista sono io. Eh no. E poi... Fabio, guardami un attimo. Me l'ho messa quello marrone, lo so che mi stava meglio. Poi ci potevo mettere il foulard che mi ha regalato la mamma. Ti ricordi il foulard che mi ha regalato la mamma? Come dimenticarlo? Però, amore, il problema è un altro adesso. Devo metterci le calze nere o le calze blu? Oppure in alternativa ci sono quelle rosse di lana. Sono problemi insormontabili. Mi stai ascoltando? Certo. Ah sì? Certo. E che cosa ho detto? Hai detto, amore, mi stai ascoltando? Prima. Senti, facciamo una cosa. Perché non trovi un bel vestito in tinta con la parete? Ce l'ho! Ma era per dire, in tinta con la parete, per dire, quello andava benissimo, quello d'Ape Maia con un acido. Dai, vieni qua, non ce la faccio da solo. Poggera. No. Elisabetta! Dov'è? Era qui, porca miseria. Amore? Amore, niente. Cosa stai facendo, allora, amore? Sto cercando un cacciavite a taglio, non lo trovo, quindi per favore lasciami solo, ma grazie. Calma, amore, ti aiuto io. Non posso stare calmo finché non trovo il mio cacciavite a taglio. Non puoi cercarlo tu, per favore, mi stresso. Ecco mi stresso. L'amore. Non è questo. Vedi, questo qui è a stella. Ah. Non va bene. A stella, ho detto a taglio. Comunque non ti preoccupare, sei molto gentile. Amore. Sei molto, molto gentile. Ma però io adesso vorrei stare solo, capisci? Non si dice, vorrei ma stare però, solo. Amore. Solo. Eccolo. Non è questo, questo è un cercafase. C'è elettricità in casa? Non c'è elettricità? Il cercafase te lo dice, ma a me non interessa questo, sto cercando un cacciavite. Grazie amore, ciao. Porca miseria, era qui. Tic. Dai. Allora, andare. Amore, io ci voglio aiutare. Anche io ti voglio aiutare. Infatti ti mando via, se no ti ammazzo. Ciao, vai dalle tue amiche. Ciao. Amore. È sempre lì. È questo qui. Oh, è questo. Trovato. Amore. Eli. Ma perché non fora? Mi spieghi perché sei così nervoso? Non si intuisce? Ho messo una punta da un chilometro e non riesco a forare la parete. Eh no, te lo dico io perché sei così nervoso. Perché io ti ho costretto a cambiare l'arredamento di tutta questa casa. Sì, va bene, dai. Però dovevi arrivarci da solo a capire che mi avrebbe dato fastidio stare in una casa progettata da te con un'altra. Infatti l'ho capito, vedi che sto lavorando. È un po' come se io ti chiamassi col nome del mio ex. Sempre esagerata. Ti avrei potuto chiedere di cambiare tutta la casa, invece ti ho chiesto solo di cambiare l'arredo. Sarebbe stato quasi meglio. Vedi, da questa risposta intuisco che ti innervosisci. Va bene, Giulio. Sì. Lascia tutto com'era, Giulio. Eli. Sì? Senti che idea, eh? Chiamiamo una bella ruspa, buttiamo giù tutto, facciamo tutto un open space, eh? Come vuoi, Giulio. Vieni qui. Vieni qui. Usco. Allora, Eli? Cosa? Sei tu che hai la cartina? Dove siamo? Destra, sinistra? Ma non puoi girarlo, è un volante, Elisabetta, dai. Sono quasi. Basta, non le posso più, Elisabetta, basta con questi errori! Concentrati quando si va in giro! Cosa? P8? Bloccati, che c'è un contadino. Scusi? Saggezza popolare. Un'informazione. Sì, mi dica. Allora, noi dobbiamo andare a San Pietro Valdostano. Sì? Lei sa come ci si arriva e quanto dista? Guarda, è semplicissimo. Dista
3, 4, 5, 10 km e mezzo circa. Perfetto. 10 km e mezzo circa. Vago. Comunque, no, 10 km e mezzo. Grazie. E mezzo circa. No, aspetti, perché c'è un bivio, no? C'è un bivio. Sì. Mi ascolti. C'è un bivio. Sapete cos'è un bivio, no? Sì, un bivio. Ecco, un bivio. Al bivio girate a destra. Sì. Ok. Grazie. No, ma aspetti, mille, perché quando giri a destra, troverà un granaio di colore blu. Oh, tipo granaio blu. Blu, ma non è proprio blu, tipo celeste. No, perché perché è un po' che non lo dipingono, no? Non me ne frega niente. No, ma di realtà è un po' che non vedo neanche. È importante, perché un po' che non vedo neanche il proprietario. Beh, dopo che arrivate a questo granaio blu, troverete un prato con delle mucche nere. Il granaio blu? Sì, mucche. Tante mucche nere, tante tipo una cinquantina di mucche, no? Sono molto belle. Ma sono belle, delle belle mucche. Beh, comunque, arrivate a queste mucche, c'è un dosso. Superate il dosso, andate a sinistra, mi capisce? A sinistra, sì. Ecco, a sinistra troverete un piccolo cartello, ma proprio piccolino, proprio un cartellino piccolo. Girate a sinistra. Quanto piccolo il cartello? Piccolino, piccolino. A sinistra, andate sempre dritto, c'è un piccolo ponticello e poi ce n'è un altro. Dovete prendere a destra e lì c'è la sagra delle castagne. No. Una sagra bellissima. Ma che fortuna. E vi consiglio di fermarvi perché è molto buona. Bene, bene. Ecco, superata la sagra, dovete prendere per il primo vedotto? Sì. No. Per il secondo vedotto? No. Per il terzo vedotto? Sì. A questo vedotto girate a destra. Quando girate a destra troverete una prima rotonda, una seconda rotonda, alla terza rotonda una stradina piccolina, 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 c'è un tunnel e lì dovete andare. Lì. Oh, bene, bene, bene. Senta, grazie. È stato molto gentilissimo. Chiarissimo tutto. Grazie. Arrivederci. Grazie, buona giornata. Dove state andando, scusate? Sì, andiamo, camminiamo. No, io un'ora che parlo, scusate, adesso mi dovete ripetere tutto. Perché mica sono qui a fare. Dovete ripetermi tutto. Forza, ripeta. Della rotatoria con la stradina sterrata. No, dall'inizio ho detto. Ah, forza. Se noi incontriamo il granaio, forza. Ma dove andate, disgraziati? Basta, disgraziati. Senti come urla. calma, dai. Ci sono sempre questi dei camion delle consegne che bloccano il traffico. Sto scaricando, dai. Ma che non suonare, Fabio? Hanno bloccato tutta la strada, c'è una colonna. Vabbè, cosa deve fare? Deve scaricare qua, dove si mette? Adesso finisce. Dai, dobbiamo passare. Non l'ha capito, c'è la coda, dai. Sono tre ore che sono, non mi ha neanche guardato, fa finta di niente, capito? Calma, se ne frega, se ne frega lui. Devi stare calma, l'importante è mantenere. Ma non possono scaricare le loro schifezze alle tre di notte invece che bloccare il traffico. Eli, alle tre di notte dormiranno come noi due. Ma non mi interessa. Non suonargli, che poi si ne. Gente, devi puzzone! Ma guardalo! Oh, continua a scaricare! Ma certo, cosa deve fare? È finita! Ma ti sposti! Oh, cornuto! Non fare gesti, Eli! Ecco che arriva! Oh, finalmente! Parlo io, stai calmo! Salve. Allora, Fabio. Sto scaricando, Fabio. Fai voi, faccio no, di guatto di marmellò. Un po' nervosetti, ci parlo io. Spaccagli le ossa. C'è più corno tu che un uomo di Roma. Ma che ti sta dicendo? Ci parlo io. È un po' nervosetta perché è un peso. Non urli perché ci parlo io. Ma se lei mi offende, sto facendo da paciere. Se lei mi offende, poi scendo io. E dopo sono dolori. Guarda che scendo, io scendo, porca miseria. Dai, cos'è qui? Allora cosa? Cambi! Ammazzalo! Tutto a posto. Cioè? Mi ha sputato. No, la persona, si è rimasto in contatto. Vedi, finito. Molto bene. Fabio, perché non ci prova anche lei? Io? Oh, guardi, senza offesa, ma a queste cose non ci credo. Ma mi faccio una domanda qualsiasi. Una domanda qualsiasi. Di che colore ho i boxer? Fabio, sì, qualcosa di serio però. No, qualcosa di serio, tipo, che so, sul lavoro. Lavoro, il lavoro le dà grandi soddisfazioni. Denaro, gratificazioni. Certo, ci ha sentito parlare prima. E i boxer che indossa sono rossi. Scusi, dato che ci siamo allora, mi consiglia un po' di azioni da comprare che è quest'anno non hanno... prima... Silenzio, che sono cose serie. Quest'anno l'hanno un po' così, intanto chiamo la banca. Uè, grandissimo. Brava.
Un attimo, rimani in linea. Allora, il suo nome è 6 più 1 più 2 più 9 più 13. Ma va, pensavo fosse F più A più B più I più O. Fabio, smettila. Il totale di questi numeri è 31, 3, 1, 4. Il 4 in numerologia significa indipendenza, fiducia in sé. Anche se ha un po' troppo la tendenza a schiacciare gli altri, Grazie. Bellissimo numero però questo. Bellissimo, schiacciare gli altri. Quante, il suo ritratto, guardi. Senti, Elisabetta invece? Allora, Elisabetta è 5 più 10 più 9 più 17 più 1 più 2 più 5 più 18 più 18 più 1. In tutto fa 86, 8, 6, 14, 1 e 4, 5. Il 5 è tipico dei caratteri estroversi, ma un po' insicuri. Spesso troppo ingenui, volubili, emotivi. Scusi, ma come ingenua, volubile ed emotiva? La matematica non è un'opinione, è andata così, dai, pazienza. Senta, però, visto e considerato che tutti mi chiamano Eli, dunque Eli, facciamo un calcolo rapido, viene il 6, che numero è 6, signora? Il 6 cambia tutto, lei è forte, passionale, sexy! Fabio, ma dov'eri mezz'ora che ti cerco? Amore, in paradiso, ho trovato tutti i text, qui c'è la collezione completa di Dylan Dog, qua c'è Alan Ford, qui c'è Topolino, dai, bellissimo. Andiamo dove? Ma non ti rendi conto cosa ho trovato? E poi, scusa, quando siamo in un negozio, che qualcosa interessa a te, ti devo andare a cotizzare per portarti via. Adesso ho trovato una cosa che interessa a me, stiamo qui, va bene? Ma che negozio, amore, mi scappa la pipì, accompagnami. Vai a farla, trova un bagno pubblico, un cespuglio, acquattati. Tu mi molli così, mi lasci andare da sola a fare la pipì per un mucchio di carta strana. Vecchia. Carta straccia, questa è arte, è gente che si esibisce negli anni con dei disegni di capolavori. Ma cosa ne vuoi capire tu? Cosa ne vuoi capire? Ah, sì? Vabbè, io la faccio qui allora. Guarda, la sto facendo. Ecco, a proposito, siccome c'è il pavimento un po' in leggera discesa, potresti andare dietro qua per cortesia, che non vorrei le scarpe. No, Elisabetta, per favore. Amore, guarda che carine, vieni, ci sono le spillette. Ama e rispetta chi ti sta accanto tutti i giorni. Chi più di te sa quanto sia difficile. No. Bellina anche questa, guarda. Due volte la settimana è il minimo sindacale, meno iniziano gli scioperi. E noi non abbiamo motivo di scioperare. No. Oddio, senti questo, amore. Sveglialo con un bacio e addormentalo con un sussurro. Siamo noi. Guarda questa, non servono discorsi, servono due parole. Ti amo. Oddio, amore. Senti questa, quando ti porto un mazzo di fiori, chiedi il perché. Beh, ma tu ieri sera sei tornato a casa con un mazzo di rose. Sì. Ed era più di un anno che non mi portavi i fiori, amore. Infatti, siccome non te lo portavo da più di un anno, ho detto portiamo a casa i fiori al mio amore che l'amo, due parole ti no, amo. No, non mi convinci, lo sai, furbino? No. E infatti, prendi quello che lui ti dice e pensa esattamente il contrario, non puoi sbagliare. Allora, le spillette non è che sono oro colato. No, sono amore, apposta. Si sa, è noto che le spillette hanno sempre ragione. Ma che hanno sempre ragione, allora prendo questa, guarda, le polemiche per una donna sono come gli occhiali per un miope, non puoi vivere senza, che discorso Quando è? La sera torna a casa, prendi la schiaffa. Tu non sai perché, ma lui sì, non cercare mai da lei comportamenti razionali, non ne troveresti, non ne trovi di comportamenti razionali. Zitto, perché accontentarti di uno solo quando ne puoi avere 10? Porca miseria, ma sei cretina? Comunissimo, malissimo. Oste, quell'uomo! Porca miseria! Amore, vieni, guarda che carino questo maglione. Carino. Scusa, l'ho visto prima io. Veramente lo stavo guardando io. Ma non esiste proprio, lo stavo prendendo io. Sì, questo. Ma scusa, lo vuoi usare come vestaglia? Non è un po' troppo lungo per te, dai. Ma cosa vuoi? Ma ti sei vista che sembri un travestito? Allora, scusate, ragazze. No, scusate niente, questa è una questione tra donne. E lei si levi che non è roba d'anziani. Balla il maglione. Ma stai zitta che hai un casco di banana in testa. Ma dove se andare? Tu c'hai la ricrescita. Allora, silenzio. Siamo in un paese civile, si fa come nei paesi civili, giusto? Si fa un'asta, chi offre di più lo porta a casa, dai. Allora, tu? 20. 30. 31. 40. Boh, dai. 150. Ma prenditelo, almeno l'hai pagato una cifra. Trovo un po', se ti piace. Amore, grazie. Ti sistemi tu con lui? Certo. Perché ho visto una cosa bellissima all'ingresso. Sì. Bene. Grazie, amore, ci vediamo dopo. Ciao. Certo, che così siamo capaci tutti a fare le aste con i soldi degli altri. Voilà. Tenga. Grazie.
Ne avevo un altro? E non uno scatolone pieno giù, Bravo. Ma è deficiente! Come un altro, scusi! Ma c'è una legge proprio dello Stato, non si possono tirare fuori una cosa alla volta. Se due clienti vogliono la stessa cosa, si devono accontentare uno e l'altro, altro che asti, mi ridi i soldi, veloce. A parte che io questa legge qui, primo, non la conosco. Poi, come diceva mio nonno, quello che vendo a tanto per me è sempre un vanto. Ma che proverbio è? Ma chi è suo nonno? Ma chi se ne frega, la denuncio io! Mi dia i soldi. Gliel'ho detto poco. Lascia fare a me, che di queste cose me ne intendo. Sì, perché da giovane attaccavi carta da parati. Carta da parati? Ah. Attacchinaggio politico, piccola. Ma va? Certo. Ero il migliore, il numero uno. Mi chiamavano proprio il numero uno dell'attacchinaggio politico. Ma non mi avevi mai parlato di questo tuo passato da militante, amore? Non ti ho mai detto dei ciclostilati stampati clandestinamente, poi via, nella notte, inseguito dalla polizia, la Digos alla calcagna, telefono sotto controllo, risse. Ma rischiavi? Molto, ma scherzi? Mi hanno arrestato anche due volte. Amore, non ci posso credere, ma ti hanno preso? Due volte, mi hanno arrestato, però poi... Ma cosa t'hanno fatto? Sono evaso. Amore, pazzesco questa cosa. Invitavamo alla mobilitazione, capisci? Alla partecipazione, ci credevamo. Ma eravate armati? No. Fisco, amore, sta cosa. Senti, ma poi veniva tanta gente alle manifestazioni o... Forse è venuta una. Una ne avessi vista di persona. E adesso ho capito anche perché. Vabbè, amore, ma che problema c'è, scusa? Problema... Io ti voglio bene, lo stesso. Ho capito, è un problema di identità. Amore, ero capace. Dai, lo facciamo insieme, vieni. No. Dai, dai, amore, vieni, lo facciamo. Amore, vieni, lo facciamo insieme. Dai. Prendi il pennello. Sai che mi piace tantissimo appendere quadri, amore? Fa piacere, li mettiamo. Questo è stupendo. Questo è bello. Ok. Attaccalo, ok, più sì, su, più su, più su. No, 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 più giù. No, no, adesso più a destra, destra. No, più su. Più su. Centrale. Centrale così. Centrale. Così. No. Senti, fai una cosa, lo metti tu? Brava. Ma amore, sai che più lo guardo, più mi rendo conto che questo è un pezzo d'arte pura. Prende proprio lo sguardo. Sì, è bellissimo, sì, è bellissimo. Sì. Senti, dove l'hai preso questo? Non lo so perché è un regalo, quindi. Un regalo? Ah sì? Senti, chi te l'ha fatto? Shell. Shell. Heidi? Sì, Shell. Oh, se è un problema dillo, perché non volevo dirlo perché sembra che magari uno si voglia prendere. No, pensavo alla collocazione, allora, perché in cantina c'è un angolino carino, però ci sono delle scarpe. Va bene qui, magari lo mettiamo. Beh, comunque ci penso io. Certo, certo. Uno può scegliere anche... Oh, miseria. Eli? È caduto? Sarà caduto. Vabbè, succede, dai. Ne prenderemo un altro. Peccato perché questo era bello, eh. Questo è proprio le cromie giuste. Eli? Dai. Basta. Quando comincia a fare così, basta. Ma si va verso l'alto o verso il basso? Verso i seduti, dai, sono stanco. Aspetta, basta, va. Ma cosa fa? Cosa fa? Mamma mia, io sono completamente stordito. Cos'è? Ma che ne so, amore, mi gira la testa. Non lo so perché. Sai cos'è? No. Vuoi sapere? Te lo dico? Sì. La vernice. Babba mia, è la vernice. C'è un gas dentro, amore, ti fa veramente? Proprio come fare l'aerosol. È una roba importante questa qui. Birretta? Birretta! Birrettina? Birretta! Birrettina. Tieni una e una. Vai a capire cosa ci mettono in questa cavolo di vernice. A volte... Mi sa che non è la vernice. Mi sa che non è la vernice. Amore, dove le avevi nascoste? Tutta sta roba qua abbiamo avuto. Complimentoni. Va, boh, salute. Babba mia. Ecco fatto. Amore, toglilo. Ma è un lombrico. Ma togli i guanti, toglilo. Toglilo. Cosa fai se lo tolgo? Dai, smettilo.
non lo tolgo. Dai! Vogliamo parlare dei prossimi sei mesi, colazione a letto? Sì, sì, giuro. Colazione a letto, bene, con tanto di briochina e caffettino, brava, non morde, non morde. Una cosa, tua mamma è un po' presente ultimamente. Sei un cretino. Per i prossimi tre mesi non vorrei vedere tua mamma. Bene, bene, bene. Un'altra cosa, questo pagliaccetto tanto sexy che piace al tuo amore. Il pagliaccetto sexy che piace al tuo amore. Lo mettiamo. E la ghepierina, e la ghepierina. E la ghepierina, brava. Sei libera, sei libera. Vado a lavarmi, che schifo. Grandissimo, grandissimo. Bravo. Bravo il mio Filippo, bravo, funzionato anche stavolta, bravissimo, bravo. E vai. Ecco qua, tanta 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 acqua per questa bella piantina che cresce sana e forte. Il lago di Bracciano? Elisabetta, quella lì è una pianta grassa, non puoi dargli troppa acqua, è grassa, lo dice la parola. E allora diamo poca poca quella piantina. No, no, invece questa ha bisogno di tanta acqua perché è basilico, il basilico muore senza l'acqua, capisci? Ne vuole tanta tanta proprio. E allora diamone tanta tanta. No! Tanta questa... No! Oh, quella lì è l'orchidea, l'orchidea piano piano vaporizzare è pericolosa. Ho capito, non c'è una pianta che beve normalmente qua? Elisabetta, non mi bagnare, non è questione, è normale, le piante sono come gli uomini. Tu daresti un chilo di zucchero a uno che soffre di diabete, non glielo dai, non gli dai. Non lo so, un chilo di fragole, uno che è allergico. Ho dai. Capito, allora si prende un cartello e si scrive: questa pianta è diabetica e beve poca acqua. Questa è un po' ingorda invece, ne beve tanta. Elisabetta. Quella è snob e vuole il sels nell'acqua, va bene? Stai calma amore, ti vedo tesa, stai calma, calma, calma devi stare. Allora, se io dovevo stare calma, andavo a fare l'infermiera in corsia e non innaffiare queste piante, va bene? Sì, però quando si fa giardinaggio ci si rilascia, si allora, gode. Allora sapete natura, cosa faccio? Prendo un secchio, lo metto qua e quando avete sete andate a bere da sole. Elisabetta, porca miseria. Quando uno è il pollice verde, è il pollice verde, eh? Guarda qua. Qui ci sono le trote fra un po'. Se non si sa annaffiare si sta a casina. Bisogna far scendere l'acqua come tipo pioggia. La pianta deve pensare, oh, piove. E invece l'uomo, essere superiore, intelligente, assoluto, che fa sì che la pianta sia a suo agio, no? Una che arriva, la piantina, e non va, e muoiono così. Oh. Dai, su. Bisogna fare un movimento a scendere, così. Così, di questo, di questo, di questo. Allora, di questo. Dai. Che miseria. Oh. Amore, sono io, volevo solo dirti che ti amo, basta, senza... Pronto? Pronto? Eli, sono Fabio, volevo dirti che ti amo. Non sento, chi è? Pronto? Sì. Eli, no, non volevo disturbare, magari ti chiamo in un altro momento. Volevo solo dirti che ti amo tantissimo, ti amo tantissimo. No, amore, amore, scusa, puoi ripetere? Non ho capito, ti sento malissimo. Eli, volevo dirti, sono Fabio, volevo dirti che ti amo tantissimo, molto, molto, molto. Però non volevo disturbarti, magari ti disturbo, ti chiamo un'altra volta. Comunque ti amo tanto. Anch'io, grazie amore, ciao ciao. Però è carino, Sì. Pronto? Amore. Amore, una bellissima notizia. Cioè? Non ci puoi credere. Praticamente mi ha chiamato uno che non conosco per dirmi che io sono la fortunata vincitrice di un concorso. Quindi? Allora, ho vinto un fantastico premio, una mega enciclopedia multimediale con tanto di fascicoli. Vai avanti. Allora, la cosa bellissima, amore, è che la prima spedizione col primo fascicolo è gratis. Invece certo. Gli altri 25 fascicoli sono 2000 euro. Ma ancora certa gente, ancora questa gente che pensa di essere furba, veramente. Sì, vabbè, infatti pensa che mi ha chiesto anche il numero della mia carta di credito. Addirittura, sì. Sei matta, sono completamente fusi. Sì, no, no, infatti io, mica sono scema, mica gliel'ho dato. Brava il mio amore, brava, mai dare il numero di carta di credito. No, brava, infatti brava, ho dato il numero della tua.
Dai Elisabetta, non scherzare, che numero della mia? Non fare questi amore. Scherzi che non lo voglio, sto lavorando. Oddio, 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 ti devo salutare, ho fatto un cliente, amore. Ma ciao, che salutare ciao, cosa, ciao, Elisabetta? Arriva! Elisabetta! Elisabetta! Pronto? Pronto, ma porca miseria! Sì, pronto? La banca? Ecco. Sì, pronto? Oh, pronto? Mi dica. Chi parla? Pronto, mi dica. Pronto, chi parla? Pronto, scusi. Ha chiamato lei, non so bene, magari l'ha chiamato, scusi. Ho chiamato io, ma è matto? Ma ha chiamato lei? Non ho tempo da perdere, sto fatturando dei miliardi. Ma come non ha tempo da perdere? Scusi, lei mi chiama e mi dice che non ha tempo da perdere. Nel caso io non ho tempo da perdere con lei. La prossima volta che vado a fattire... Cosa? Chi era? No, era Fabio. Guarda cosa mi tocca fare per farlo divertire. Buoni semini. Vuoi? No, a me non piacciono. Come fa a non piacerti i semini? È la cosa più buona del mondo. Dai, mangiali, provali, provali. Forse quelli che hai mangiato non erano freschi. Sai che è proprio una cosa che mi lega all'infanzia questa qui. Non male. Vero? Mi danno come premio a scuola, magari. Se ero bravo mi davano i semini. Tre volte in sei anni però, per dire. Poi mio nonno allo stadio guardava la partita. Buoni, 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 buoni. Ah. Scusa amore, cosa stai facendo? Ho mangiato i semi di zucca. Come mangiate? Tenuti in bocca e li hai sputati? Ho capito, a me piace leccare il fuori. Ma come leccare il fuori? Il dentro che devi mangiare, il dentro? Ma quella cosa schifosa che sembra una cimice. Ma è il cuore del seme, è quello che si mangia, scusa. Allora uno va al ristorante e dice, vabbè, prendiamo una cotoletta alla milanese, lecchi la panatura e lasci giù la cotoletta. Che discorso è? Mi dai retto un secondo? Domani ti porto a leccare un bel hamburger. Provi? Prova? Cos'è più buono? Buoni pistacchi. Sai cosa mi piace? Che si aprono facili. Se dentro la ciccetta mangi, hop, e butti. Bellissimo. Infatti io eviterei di buttare le bucce per terra. Perché è biodegradabile, è legnetto, non è che è plastica o così, con la pioggia via tutto. Sì, ma sono pericolose, qualcuno potrebbe scivolarci sopra. È arrivata l'espertona, che scivoli, non è mica una banana. Io non lo farei. Grazie. La gente è strana. Si cadono come dei cretini. Aiutalo però. Hai fatto cadere tu. Arrivando anche la mia ragazza. Vai, datti la mossa. Grandissimo. È stato lui. Scusi? Tu, se non è capace. È lui che ha buttato via. Deambulare. A che punto sei? Ma che casino che hai fatto. Senti, mi sto concentrando, mi lasci lavorare, mi concentro, non ti preoccupare. Le istruzioni sono chiare, allora, inserire il pezzo A nell'incastro C. Sì. E fin qui va tutto bene, mi sembra, no? Poi togliete la basetta B, che cavolo è la basetta B, amore? Forse quel pezzo che è in mano. Non lo so, ci sto provando, vedi che sono concentrato, sto vedendo. Allora, mi lasci da solo, ci arrivo da solo, non so cosa è successo. Ho montato centinaia di mobili e una volta tre minuti ci mettevo, tre centinaia minuti. Centinaia di mobili, dove sarebbero centinaia di mobili che hai montato? Tu non hai niente da fare, no? Una cosa ce l'avrai da fare, è grande la casa. Dai, fai un giretto. Vabbè, vado a fare il bagno. Brava, brava, vai a fare il bagno. Io sudo e lei si lava. Boh, questo è in più, dai. Chiaramente in più. Chiodino e finiamo. Eli? Sì? Vieni a vedere. Che c'è? Come che c'è? Eh? Ta-da! Finito! Carino! E insomma, questo, amore? Saperci fare, sai? È avanzato? Fantastico. Eli? Sì?
Guarda, tada! Adesso ci ho preso le misure, era perché sono partito male adesso. Mm-hmm. Perfetto. Senti, direi questi perfetto. Invece che cosa sono? Eli? Sì. Dimmi, amore. Ecco qua, finito. Questo è per te. E abbiamo un sacco di legna da ardere per l'inverno. Sì? Ma mettici anche questo, dato che ci sta allora. Cosa fa il mio amore? Che? Sto osservando un formicaio. Ah, è incredibile. Cosa c'è di incredibile che non riesco a... Guarda come si affaccendano. Si affaticano, si annusano. Fanno provvista. Sì, vabbè, ma è normale, si sa, le formiche sono operose. C'era anche la fiaba, la formica e la cicala. Io sono piccicala come tipo di, però... Ci pensi, amore, che loro fanno progetti, mettono da parte, hanno dei sogni. Poi basta che io salti qui sopra, le schiacci... Tutto finisce. È la legge della vita, adesso non starei lì a angoscia, è normale, insomma, no? Succede, non starei a sindacare. Se capitasse a noi? In che senso? Pensa se fossimo come un grande formicaio per gli alieni e loro ci osservano, a un certo punto decidono di sterminarci, ci spruzzano un veleno mortale, ora, in questo momento, e noi moriamo, subito, all'istante. Un brividino e si è fatto freschino, eh? Andiamo a casa? Ti dispiace? Anche un po' velocemente, per favore. Grazie. Amore! Sorpresa! Cosa è successo? Indovina, sono andata al supermercato. Sai che abbiamo fatto 15.000 euro di spesa? Abbiamo. Hai fatto 15.000 euro di spesa? Vabbè, insomma, mi hanno chiamato in direzione per dirmi che ho vinto un premio. Bene, questo è bello. Cosa ti ha regalato? Tutto il supermercato? No, ho un viaggio di 10 giorni in un super resort alle Maldive di 5 stelle. Bello! Per due persone. Bello, quando partiamo? Bellissimo. Oppure questo. Hai preso questo? Sì. Indovina, indovina. Ma no, 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 Elisabetta, no, cos'è? Ma amore, dei bellissimi nanetti da giardino. Ma no, i nani da giardino, ma che roba è? Ma che carini invece, solo che non mi ricordo mai i nomi, questo è Gongolo. Ah no, 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 scusa, me li ricordo io i nomi, me li ricordo Cuccio. Io. Anzi, sai cosa c'è? Vieni qua. Grazie. Ma ti piacciono? Ho sempre voluto un bel sette sono nani carini, da giardino, no? Per fare una bella cosa. Guarda qua, guarda. Questo non si chiama Gongolo, ma Sbriciolo! No, dai, amore, cosa sta... reagisce? No. Ha reagito! Sbriciolo, ha reagito! Allora amore, lo chiameremo dai. Martellalo! No, dai, amore! No, no, no. Calma, ci vuole molta calma. Ma allora, cosa stai facendo? Ho sbagliato, ho sbagliato. Dai, amore, lascia. Si chiama Segalo. Segalo. Prepara Cucciolo! Cucciolo no! Prepara psicologicamente no! Cucciolo! Questo si chiama decapitalo! Carina. Quant'è questa? Tutto quello che vede sul bancone viene 25 euro a pezzo senza distinzioni. Salve. Quanto vengono queste vecchie coccarde, scusi? Tutto quello che vede sul bancone viene 5 euro a pezzo senza distinzioni, signorina. Ah, ecco. Ecco, allora. Quindi questa, 70.000 tanto. 25 euro, gliel'ho già detto. Senta, invece... Questa collanina qui? 5 euro, 5 euro. No, 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 scusi, ci deve essere qualcosa che non va. Lei ha detto tutto quello che vedete 25 euro a me. Invece alla signorina 5 euro, c'è qualcosa che non torna nei... Siamo in un libero mercato, o no, o no. Adesso allora, scusi, allora, mi lasci allora, lavorare. Allora, libero mercato, si dà il caso che questa signorina sia la mia fidanzata, capito? Quindi stia calmo, stia molto, molto calmo. E allora da questo momento tutto quello che vedete sul bancone ve lo metto a 50 euro, va bene? Bravo, complimenti, bravissimo, bella professionalità, vieni via, dai, vieni via.
Che poi la verità è che non è che sono la sua ragazza. Noi stavamo insieme, però lei mi capisce. A volte subentrano dei problemi in una relazione, siamo dei momenti di confusione. Benissimo, lasciamo, sì. Facciamo così. Quindi, tutto non mi ricordo quanto... Te lo metto a 5 euro. Tutto quello che vede su questa mano gliela metti in faccia, ha capito? Vieni via. Tieni. Vieni via, urco miseria, anche tu Elisabetta, pure una coccarda. Dai, veloce, e non guardare. Amore. Che? Ti è venuta un po' di voglia, sai che anche a me? Dai che andiamo a casa, dai. Ma amore, ma tu hai una visione del sesso così, da commercialista. Allora buttiamoci qui sul pavimento, siamo in un mercatino dell'usato, non ci vede nessuno. No, ma vedi quella tenda? Ma adesso diciamo che andiamo a provarci dei costumi e invece... Stai scherzando? Scusi, no, scusi. Dica. Possiamo andare a provare dei costumi da bagno lì dietro? Sì, prego. Sì, grazie. Per provare, non è che... Ne prego, prego. Grazie. Giusto fare le prove fatte... Piano, giusto un attimo. Deve essere naturale. Ho capito, no? Così sono capisce. Sono abituato. E non fate caso, intanto quello dorme sempre, poi è abituato. Come? Buonasera. Salve. Cosa fate? Grazie di vederci. Vieni. Guarda che roba. Salve. Tutto a posto, non li proviamo. Vederla. Mamma mia, che frigo. Mangiamo? Va bene. Allora, dunque, vediamo un po', ecco qua. Qui abbiamo questi, brava mio amore, l'acquettina, i bicchieri, sì. Il pane, vuoto, giustamente, sì, dai un po' fastidio. Lo riempiamo dopo, E qua ci sono le fragoline, ecco. E poi... E lì? Sì? Sai per caso dov'è il prosciutto? Secondo te sono idiota che non so dov'è il prosciutto? Cos'è questa diffidenza nei miei confronti? No, infatti se lo sai gentilmente dimmelo perché io qua non lo vedo. Il prosciutto sta insieme alla mozzarella, nello stesso contenitore della mozzarella, da sempre. Io non vedo neanche la mozzarella, o c'è un doppio fondo? Non nel secondo scompartimento, a destra in alto nel frigo. Dove vuoi che sia? A casa? Dov'è il frigo secondo te? Me lo porto dietro? Ma come dov'è il frigo secondo te? Me lo porto dietro? Se questo è un picnic, bisognerà portarla la roba se vogliamo riempirli. E non alzare la voce con me, ma hai rovinato il pomeriggio, hai capito? Ma che rovinato il pomeriggio? Vai. Cosa? Faccio da solo il picnic, va ma, bene? Ma con cosa lo faccio? Con cosa lo faccio? Gli metto l'erba dentro, l'erba gli metto, le formiche e l'erba. Picnic, pane, prosciutto, se non sei l'inglese, Eli, dai! Sempre! Le bici. Io ho usato tantissimo la bici prima di avere la macchina. Avevo una ragazza bellissima. Sì? Viveva un'ora da casa mia. Un'ora andare, un'ora tornare. Però ne valeva la pena. Baciava divinamente proprio. Ma che si chiamava? Maria. Bellissimo nome anche, bella ragazza e bel nome. Poi niente, mio padre mi ha comprato il motorino, allora ho cominciato ad andare in motorino, la portavo nel bosco, pensa. Ma dai. Sì. Che motorino sembra un po' scomodo, invece sei fantasia. Sì. Oh. Che bei... Ti sto annoiando? Ma stai scherzando, amore? Ma scusa, che magari uno parla Anzi, di queste cose. Mi hai fatto fare un salto indietro nel passato. Sì? Sì, perché io mi ricordo quando mio papà mi ha regalato la mia prima macchina. Piccolo. E io andavo di corsa la sera a prendere Luca a casa. Poi a un certo punto, dopo che arrivavamo in campagna, ci chiusiamo dentro la macchina. Io mi vergogno un po' a raccontarlo, però succedeva che mettevamo i giornali e lui mi saltava addosso e va bene, Elisabetta, basta, grazie, certo va punto... bene, basta. Basta. No, perché poi succedeva tante volte. Basta, che... Elisabetta! Quelli delle macchine. Non lo voglio sapere, non mi interessa, no! Bussavano, ci chiamavano. Ma non me ne frega niente ma se li bussavano! Qualcuno? Ma chi se ne frega? Elisabetta! Poi lo accompagnavo a casa. Oh. Perché dovevo passare a prendere Paolo. Ma con Paolo, amore, non puoi capire. Lui aveva una monovolume. Allora, Elisabetta, non mi interessa che Paolo e Luca, basta! Elisabetta, che spiaggia! Una volta ci ha fermato la polizia, amore. Elisabetta! È stato bellissimo basta. Perché. E vai, ma chi so?
Porca miseria. Elisabetta, hai spinto? Sì, spinto. Sì, ma hai spinto fino in fondo? Sì, ho spinto. Porca miseria, ma cos'è che non funziona? È tutto collegato. Ma dai Fabio, chiamiamo l'elettricista e ce lo faccio riparare da lui. No, non lo chiamo l'elettricista, va bene? Non lo chiamo. Fabio, non ci riesci. Ognuno deve fare il suo lavoro. Tu sei un bravissimo commercialista, ma con l'elettricità non ci sai fare, ammettilo, dai. Che ci vuole? Chi ha fatto l'impianto della casa? Chi l'ha fatto? L'ho fatto io. Ho messo tutto io qui, capito? Tutto io ho fatto. Quindi, allora, dato, per favore. Dato che hai fatto tutto tu da solo, vai tu da solo a spingere quel pulsante rosso, va bene, amore? Ma non quello rosso! Quello verde devi spingere, per forza non va! Amore, ammettilo che certe volte hai dei limiti. Non ma no! No! Non ho i limiti! Non ho i limiti! Sei tu che hai i limiti perché non capisci cosa. Sei daltonica. Vabbè, è allora chiaro. Allora non sei capace. Ma non è vero. Non è vero. Allora se tu vai col semaforo e trovi rosso ti fermi. Col verde vai. Amore, è semplice. Ma dai, dai. Vieni qui. Funziona o no? Tutto. Chiamalo adesso l'elettricista. Fagli vedere che lavorino. Adesso non guardare, va tutto fissato però. Guarda, tutto illuminato perfetto. Fantastico. E infatti ti volevo dire, amore. No, io ti devo dire una cosa. Perché tu hai fatto delle illazioni, mi hai preso in giro, non sai fare, non sei capace, quindi ti rimangi tutto e mi chiedi scusa, grazie. Scusami, te l'avevo sottovalutato. Figurati. Quindi adesso funziona tutto alla perfezione. Tutto alla perfezione. Ma amore, ma sei bravissimo. Allora posso richiamare la mamma perché le avevo detto di non venire a dormire visto che non c'era la luce. Amore? Niente, guarda, purtroppo... Ma che è successo? Va a capire, va a capire, è saltato tutto, pazienza. A monte. Pensa che la mamma aveva già preso un impegno per cena. No! No! Ma se dice che viene, poi lo può! Ma dai, amore! Ma dai! La prossima volta niente! Sono 6 milioni di euro di danni, dai!